il pronostico degli esperti è stato confermato. Al ballottaggio, pressoché scontato, andranno fra due settimane Marco Scaramellini, il 46,8% dei consensi, e Nicola Giugni, il 36,08%. Questo è l'esito del voto alle elezioni comunali di Sondrio, dove ad emergere su Fiorello Provera, ex leghista candidato a sindaco di uno schieramento civico, intorno al 14%, e Marco Ponteri, in corsa per il Movimento 5 Stelle, poco più del 3%, sono stati da una parte Scaramellini, per Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Sondrio Viva, Sondrio Liberale, Popolari Retici, e dall'altra Giugni, sostenuto da Partito Democratico, Sinistra per Sondrio, Sondrio Democratica, Giugni Sindaco e Sondrio 2020. La percentuale definitiva si è fatta a lungo attendere a causa di problemi legati alle operazioni di spoglio. Mentre gli altri capoluogo di provincia avevano già tutti i dati disponibili a metà nottata, Sondrio è arrivata a fare l'alba con poche sezioni scrutinate e la chiusura delle procedure che ha richiesto tutta la mattinata. Uno sguardo alle liste che di fatto non riservano sorprese rispetto all'esito complessivo dei candidati a sindaco. La percentuale più alta spetta la Lega, che supera il 15%, seguita da Sondrio Viva, un punto percentuale in meno, entrambe a sostegno di Scaramellini. Sul fronte opposto, quasi l'11% alla lista Giugni Sindaco e 9% a Sondrio Democratica. Analisi, commenti e previsioni in vista della singola attenzione fra i due ballottanti domenica 24 giugno saranno pane quotidiano per i prossimi 15 giorni, anche e soprattutto per capire con maggior chiarezza dopo queste primissime ore quali saranno gli appoggi degli sconfitti, quali le reazioni e le scelte del loro elettorato e ancora qual è il dato sull'astensionismo al secondo turno, tutte variabili che peseranno nei giochi per la definizione del governo della città.